Thank you. Thank yeah. you. Ok. Avvenuto a provare l'audio. Bella, sì. Ciao, bella, sì, come stai? Bella, sì. Ci stiamo. <ride> e appena siamo sicuri che funziona Mamma, tutti questi numeri io non ci capisco niente. Dimmi. Io vedo la barra del mic che diventa verde e gialla. Ma mm -hmm. se non abbiamo la certezza. Io non so se ho settato bene i microfoni. Proprio... va tutto oh, ciao perfetto bella, e quindi oggi passiamo alla presentazione ora di oggi passiamo alla presentazione dell'ospite di oggi ora che è Spigolo bella no, non so se te lo devo presentare o meno dipende quanto segui la scena di vlogging romana perché in realtà Spigolo appare comunque appare la Giulia appare scusate ormai ci cioè, hai fatto qualcosa no appare con Franchino appare Franchino con Franchino ormai proprio ha fatto le montate intere, pezzi le format. E poi mi sa col Cigalone: sì. Cigalone ti do vecchio. Quando ero un pugile. Perché? Vabbè, presentazione ufficiale, vai. Tua. Ah, proprio così sì, strada, al libero: da quando i pugile a perché ci cioè, siamo conosciuti, tutto quanto. Vabbè, praticamente eh, io prima ero un pugile professionista. anche abbastanza bravo. bravo. E poi dopo vabbè, ho, diciamo smesso con il pugilato, cioè nel mentre facevo il pugilato ho a lavorare in un ristorante. Poi il ristorante col Covid comunque eh, ha un affari po' brutti. male. No, non ha fallito, però stava un po' ha ah, detto affari brutti. Ah, ha avuto affari Meno male che non ha fallito però. No, infatti mo stava pure fa le due doalle porte. <ride> Pensavo che ho sto talento però io a questo tanti, punto. L'errore sistema <ride> che però non è vero perché mo ti racconta, ma lui quando lavora in un locale è una nota aggiunta e quindi dal ristorante eh, sono stato fermo col covid che si è fermato il ristorante ho iniziato a lavorare più a Montesagro al locale malto matto e, e là un giorno mi sono trovato il buon vecchio fratto che il mulino è a cioè, un minuto a piedi manco quindi e da lì abbiamo fatto amicizia amicizia in comune da cosa nasce cosa alla fine lui era già amico di Franchino è nato questo rapporto e col tempo è diventato pure leggenda di quartiere. perché molte persone vanno apposta Soprattutto molte ragazze, non so perché, però... No. a ah, ma non più no, perché non... è finanziato! Ah, da, diciamolo, perché per qua. La... <ride> <Non so. ride> però molte persone andavano a Malto Matto proprio perché è simpatico, alla mano e quindi tutto qua. Non molte ragazze, molte persone. Persone. Ambo i sessi. Ambo i -sessi. sessi, soprattutto maschi, anzi, Più, maschi, cioè non più maschi, le maschi, è vero, è Che andavano da Malto Matto perché è simpaticissimo. E quindi oggi stiamo insieme. Bella per tutti, raga, ciao! Dai, spigolo, torsapienza... Ma chi è? Questa è casa Non lo vedo Se ci dici il nome Ti saluta E eh, non, non riesco a capire Qua Ah ok MJ 9 Io perché con tutte queste scritte Regà non tecnologico Non ci capisco niente e, e quindi no Non so chi tu sia Però sei un grande Se è di Tor Sapienza È casa di spigolo, Regà quindi sì Bella per voi Pensi le cose E perché stiamo qua oggi Per le live del venerdì Ogni venerdì abbiamo un ospite Che cucina con noi C'è un piatto forte De Spigolo Che è una cosa Proprio sua Sentita La ragazza sua è innamorata Di questo piatto E lui oggi ce la fa Qua A carbonara La carbonara di Spigolo Anche povera Stile casa popolare ragazzi. Sentimento proprio ma la faccio È vero Proprio a casa sì. Ti metto sta telecamera qua E ti faccio vedere ah, Così che Spigolo in realtà L'ha già visto. Gli ingredienti Che io ho fatto La spesa stamattina Ma ci abbiamo Il pecorino Se ce l'hai a casa La puoi fare con noi e il pecorino, la matrice. Poi abbiamo le uova bio e biterbo. E biterbo. Poi abbiamo il guanciale che ce lo taglia lui in diretta. il pepe onesto. I pacchi di rumo. Perché la parca prefer preferita pure le spigole. Perché qua, tanta roba. Amo come ho fatto l'altro giorno con questi, eh. Ma tu usi sempre rummo Sì, cioè, oddio, uso quello che passa al convento. Sempre, caso. però se a rumo, eh, era un pezzo di gore Poi abbiamo Buono. rumo qua. Anche il fatto del glutine. E poi abbiamo Vogliello sta mm, ah, un fissa. Poi abbiamo un'altra marca che aspetta. Questa qua mi ci sta tro troppo bene. Bella. Questa l'ha conto, però al tuo D la vendono. Al tuo D. Sì, cioè non è che. Guarda, se guardi il pacco, sembra tutta la marca super figa. Cioè, pacchettato bene, ah. e invece. No, non l'ho mai. Non l'ho neanche mai vista. De per dica dire verità, Pratt, però. Però carina proprio, cioè non è, non, è, non è buona, nel senso la pasta che ti fa innamorare. Però è comoda, è proprio è gustosa. Non Come è dice spigolo sempre, è sfiziosa. Fizioso, bravo. Ogni tanto mi dimentico questi termini particolari. Ma questi piatti invece? Quelli sono i... Ah, stanno usciti... Dopo scarpetta, per forza che la cremina. È... Stanno più usciti i piatti, le pratte, stanno fare un po' di studio. Aspetta. Comunque, raga, no, io vorrei dire una cosa. Raggià la pasta. Tua. No, questa è la tua. Vorrei dire una cosa, ragà, che non apprezzo svegliarsi la mattina con la sveglia di Frappo. La posso far sentire? Sì. Una volta eravamo molto matto, mi sa che avevamo bevuto, se no forse non l'avrei fatto. Ma Spigolo <ride> mi ha detto: Le prego, come fai a sveglia? Volevo Ho detto... la sveglia. Allora aspetta, cioè, mo, dove a ritrovare il file? Che dovrebbe essere. Tipo questo. E lo resti è fatta una certa. E poi fa? Eh? Salzamo? Eh, non me la ricordavo. Tutta sì. mo. Ma te non la odi la sveglia dopo un Poi mi accorgo la musica la sveglia dopo un no. po'. La associo. A... Esatto, infatti io metto la tua voce. Eh, tu mi perché odi, per te. No, perché mi mette di buon amore Spiegare, so che tu Bella, sì. di... Così è bello. Cioè, è rilassante, rilassante è... raga. Io mi sveglio la mattina rilassato perché ho la sveglia di pratta. Lo so. che ricordi quando le pubblicità Questa quello? È? No. Ah, ok. Perché c'è la ragazza che spigura in live. Ce dovrebbe non Quindi non so. siamo, anche noi siamo attenti a non fare battute stupide. Tipo, oh, ma ieri con chi sei stato? No, a no. lavorare. Lavorai. <ride> Comunque, eh, no, no, tosse, la tosse, non ti attacca la Lo so che siamo vicini, ma mi dispiace. No, mamma. No, no. no, di parlo. parlo tipo così. Allora ce l'abbiamo. Cominciamo. E mi sa che vuoi cominciare a tagliare il guanciale, ma qualsiasi certo. cosa vuoi fare, c'hai. Ciotolona, padella, pentola con l'acqua, portellaccio brutto di che io voglio troppo bene lo l'odore. Bellissimo. Funzionale, cavolo. Funzionale, di ceramica. Questi sono però... Ho da no, paura, non un dai. Eh, un annetto lo faccio durare. Però gli stiamo, quindi possiamo cominciare. Se c'hai gli ingredienti da carbonare a casa, la puoi fare con noi, che sarebbe la cosa più bella. L'unica cosa è che te non hai mai usato i piani di induzione, io allora. sono a pippa... Però Giulia un attimo mi ha insegnato. Se mi dici cose te posso fare roba. Vabbè, mo piano piano, Tanto accendo, e devo togliere la cappa. Io come ho detto, no, regà, arte povera, induzione, non ho mai usata, manco so come funziona, cioè l'avrò usata tipo due orte. E non ci capisco niente. Dimmi come, Però, come, come andiamo, che vuoi... ti metto andiamo la pentola attorno... la bollì oppure vuoi togliere il guanciale. Come te no, prima fai... togliere il guanciale è una cosa per volta. Allora, ti ricordo che sono uomo, quindi gli uomini fanno una cosa per volta, <ride> due cose insieme. E pare un po' eccessivo, no? Ah, tuo. Allora, partiamo. Non è che gli danno problemi qua Brugiammer Tagliese. Sì, no? Che è successa qualcosa alla telecamera. Mu va meglio. Però devo mettere pure questa telecamera qua. Così Però che non esce. è che si blocca. Ah no, se vediamo di qua. Aspetta, 3, 2, 1, eh. Tiè. E mo come stiamo? Su due piani. Mu, tutto. Guarda come siamo. siamo. Allora, riga. partiamo ma tu il guanciale ci puoi mettere tutto? allora tanto noi al mulino cuciniamo quindi quello che me lo dici c'è una ciotola quello che ti chiedo a te è proprio per sapere le cose che fai ti lasci la codenna nel guanciale? ma perché c'è la codenna da levata? Ma me l'ha puito. C'è solo certo. Meno male di meno così. Esatto, c'è solo la parte del pepe. Però la parte e del pepe, pepe io la lascio. Certo che la lascio, gli dà sapore. E poi l'altra cosa è il ta oh, Comunque è vero, l'ha pulito tutto. Certo, te l'ho detto. Così pago meno io, sono molto contento, c'ho più guanciale. E poi l'altra cosa è. È stato gentile. Ma lo stai già. a fa Qual è la forma con cui taglio? Io sì, ho 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 listarelle, raga. L'istarelle, sì. Mi piace proprio sentire la listarella. Lo sai chi l'ha tagliato questo? Ecco perché l'ha fatto. Chi l'ha tagliato? Mauro, l'elite. El che mi vuole bene quando vado a fare la spesa. E quindi mi fai tagli i carichini della carne. Mi pulisci la roba. Mi gratta il pecorino. Ah, ecco perché infatti. fatto. Eh, perché non abbiamo ancora la grattugia al mulino. Colpa del piano induzione che è stato rinominato piano a distruzione. Io un po' lui lo odio e lo amo contemporaneamente. Io pure, la verità. Io preferivo. Cioè, preferivo, preferisco i fornelli tutta la vita col fuoco. Però... E un J dice che poi pure io. Però vabbè, chi che qua senza la cappa morivamo con i fornelli Beh, quello è vero. Chi toglie la parte sopra col pepe è una brutta persona. Sono d'accordo, raga. Perché gli dà sapore. C'è carbonara. Yeah. E invece sta Simone che dice che vince i mondiali zio. Oh, ma te chi ti fa? I Marocco? Ma io marocco tutta la. No, eh. ma che te ne faccio Allora, raga, qua, qua lo dico. È una favola, cazzo. Ma lo sai perché? Dimmi. Arricano, non amici non... Marocchini. No, a parte quello, sì. E... Perché a gennaio è ah, da a Marrakesh, regale, Marrakesh. No, però non me l'hai detta la cosa. Sto stupida, figlio. Spigolo mi ha detto così: Non è vero, eh, perché Spigolo è molto emotivo, però. Abbonico. Anche se non sembra, anche se non sembra. Ma non è vero. Comunque, la, la cosa mi ha detto è così: Ma io spero che vince il Marocco. Che ho comprato i bietti per Marrakesh. Se vince il Marocco, mi rivendo a tre piotte, de più, è sta... de più. <ride> <ride> Però davvero era una favola bellissima. Però, mo che c'è sta D'Argentina, Francia. Cioè, credo che sia l'Argentina, Argentina Argentina tutta la vita. La Francia proprio. Che cioè, già che è la Francia, la Francia. Ma poi abbiamo due. amici francesi. Non me ne volete, non me ne vogliate. Ma poi ma una giogliardica sportiva. Esatto. Perché, però, dai, cioè. Ricordo il 2006, era il 2006, raga. Sì, dai. Ti comincia a preparare una ciotola così, le fette di guanciale le metto. Yes, io ne dai un'altra fettinella. Poi dobbiamo mettere, no, ma io guarda senza che sporchi la ciotola, vado direttamente in padella. Ah, la ciotola è per quelle avanzate. Ah, cioè, se vuoi abbondare, no, no, barf... fa tutto specie. Cioè, guarda cioè, quanto le stiamo tagliando cioè, Poi okay. appunto, okay. siamo in due e stiamo a fare l'assaggio quindi esagera, ma non esageriamo. Ma eh. poi si tutto scherzo. È eh, il freddo, sì. pensavo eh. avessi cominciato a far pugilare. No, manca quando faccio pugilato, stavo così, <ride> e proprio a vivere meno male piccolo un mito comunque ah. io in tutto ciò vorrei fare un saluto a questa segno no no di la tua questo mi segna il commento non mi ricordo vai in tutto ciò vorrei dire a Mary the Master Chef se guarda sta diretta lui si impara a fare la carbonara visto che è la sfida principiante. ma non l'ha fatta con Franchino la carbonara no vuole fa la sfida con me ah, lei merito. hai fatto lo sguardo o vuole lei vuole fare la sfida con me ma Mary è di Roma sì All allora può essere che lo sa perché cioè non c'hai timore No, per niente. È una sfida pario. Oh. Quando io pare. Ci abbiamo... Mero segnato, il messaggio del Ma c'è una persona, cosa. Ancora attuale la regola nuova per, per la padella è uno tour a persona. Ma guarda, io ti di tu abbastanza eh, a sentimento. Diciamo che ogni etto de pasta così ci butto... No, no, due uova. Tre, quattro. Sì, tipo ogni due uova, comunque ogni due rossi ci metto un bianco. <ride> Poi dipende perché a volte è in <ride> a volte non in ciò metto di carità. Dove vedi, dove Io ho un assentimento su queste cose, no. punto successivo della carbonara di spigolo, c'è l'omma che dice, quanto pecorino. Nella tua carbonara, quanto pecorino ci metti, lo metti pure nel tuo... Mo va, allora, tutto? aspetta, aspetta, raga. Buoni un attimo. Partiamo dal presupposto che quelli è che pesano eh, l'uovo, eh, il pecorino, adesso che fanno tipo l'architetti... Quelli rega, fanno i dolci perché i dolci di pesa tutto quanto ma sai che è vero, la cucina è quando la cultura, fai eh. il primo e il secondo la roba la lavagna proprio. Che allora hanno a sentimento, e, mo, con tutto molto rispetto. Tu nonna quando cucinava, non è che stava gabbi, ah, l'aceta là e eh, qualcosa, tutto no, non a occhio. al sentimento, e meglio piatti, quelli da nonna legare che se sbagliano via. perché il sentimento di hanno... cucina ci vuole una violenza emotiva, esatto. Ma. Esatto? <ride> Va bene. Sì. Sì. Cioè, tu quando stai là il che sbatti? Quando tu metti l'uovo che, che sbatti col pecorino, la ah, vedi la dà della crema, gli, gli butti le cose, tu per me? scritto il pecorino, e questo è importante se la volete rifare a casa la carbonara di spigolo. Uh -huh. Perché c'è chi mette, prepara il pecorino con l'uovo per fare la crema e poi lo mette sul piatto, che lo mette solo sul piatto e chi lo mette invece solo nell'impasto? No, che io lo metto il... nell'impasto co, con l'uovo e poi a botta finale sopra. Oggi ma mangiamo proprio una carbonara ignorante. certo da casa popolare, te l'ho detto io. <ride> la carbonara spigolo tutta la vita. Mary si inventerebbe la carbonara con lo spaghetto di soia, però è molto orientaleggiante. Con cucina sua, però ci sta la scopri. La carbonara è roba nostra, ti stanno appoggiando la... le quantità alla cazzo. La, la cucina molto, ma certo, ma a co... sentimento. Marica, ma così si fa. Sono, sono piatti che vanno a sentimento. Ho un adore Warwick e Lulu, calcola. <ride> Ma è rimato, ce come spadella. A Bologna non c'è ristallo da poco. A Bologna? No, a Bologna ci sono mai stato Ah, mi ricordo di fatto un viaggio con Franchino, non mi ricordo dove. No, a Perugia. A Perugia. A Perugia, a Perugia. Allora. Allora ti faccio sto pezzo, eh. Ti serve quanto caldo? Quanto, quanto metteresti sia? La fiamma? Metti una media, una media fiamma. Ma andiamo eh. un attimo sopra. Però 5-6, poi dopo me regolo io a vedere come. E poi tra un paio di minuti da quello che mi ha detto Giulia lo rimetto sotto. Le uno. Tuo a quello che sta a famospie, non sta usando l'olio. Perché il guanciale comunque è già bello grasso di suo, quindi alla media potenza, lo famoso là O sai che mi serve una cucchiarella. Quindi la media potenza o famo andare. E quello piano piano rilascia tutto. Cioè questa questa. Non mi questa mi ispirate più. Vuoi un bicchiere di rosso? Bicchiere di rosso? Magari c'è caschi. Che costo tempo? Oggi a Roma piove, ragazzi, e diciamo che un bel bicchiere di vinello. Bella non per fa, Michele. Non fa male. Oh, bella pure a Genova. Però si dicono Frisce o non Frisce. Oh, mi dici una cosa? Sì. L'altro giorno stavo. Ma che far... profumo c'ha? Mamma mia, da sentisse male, pratica. Il guanciale è sempre bello. Ma questo è da paura. oh. L'altro giorno stavo a fare un video sulla cucina romana. Ok. E c'è stava mio nonno che mi raccontava sempre la, la ricetta oh, de, della gola vaccinata. vaccinare. io c'avevo oh, quest'altro vabbè uno per l'acqua e uno per il vino, qua al mulino ci trattiamo bene no. ora ce l'hai, ce ne due e lui mi diceva sempre che la cura vaccinare era il cugino di una ricetta molto più costosa che era il, la cura corsellero ma te dici sellero o sellero? sellero ah, io avevo un nonno diceva il sellero e il nonno diceva il sellero, no, sellero. sellero. c'è gente che mi ha scritto eh però la cosa degli accenti è molto tosta, soprattutto perché più va avanti nel tempo, più le persone anziane che conosci che ti insegnano la cucina guardano. Guarda quanto, a è bello, quanto è bello! Mi raccomando, raga quando fate il guanciale, si sta già diventando trasparente, ma non lo riusciamo a far vedere quando fate il guanciale. No, raga non lo fate troppo coce, sennò poi si fa. I seppetti di liquirizia diventa. No? So. A me piace però è... Sì, è croccante, ma non eh, seppetto cioè, proprio. non deve bruciare, però mi piace quando è croccantino. Ti stava a dire le persone anziane che vengono a mancare, che poi sai delle, delle cose. E quindi io piano piano, cioè mi vado a documentare le cose e tutto. Però mi perdo le pronunce, è un peccato. Ah, che bravo. mi stai a dire? No, che delle volte, tu per collega anche con la fiamma, ma pure col fornello di casa Basta che stai in pezzetta la padella si distanza il fuoco e quindi. Perché ti ha insegnato cucina a cucinare tua madre, tuo padre? Guarda, io, vabbè, mia madre è porta a cucinare di Avrilà perché è tramandato da Mino a salute comunque. Oh, stiamo a farci il cin Certo. Non sono abituato perché mo stiamo sempre. Non so, non muovo. C'è Armolino, beviamo ancora, senza non che stiamo proprio. Mm. Un saluto a Giulia che ci segue, e Francesco e il team, stiamo, questi giorni siamo un po' agitati. E quindi dicevo, e Milonna è porta a cucinare mia madre ha ripreso tutta la mia nonna, temperata imparato appresso a lei, io comunque a vedere mia madre che cucinava sempre una cosa e un'altra, a me è nata questa passione per la cucina. E poi dici a scuola avrei fatto alberghiero, no? Bello fare alberghiero. Eh invece no, perché a scuola non c'avevo voglia di andarci, quindi ho fatto elettronica e telecomunicazioni, ah. che non c'entra niente. E poi? E poi alla fine ho detto ho iniziato a lavorare entrare la ristorazione, in un, dentro il ristorante al centro. Ah, scusa, allora, abbasso un, un ehm? attimo, aspetta. Allora, allora. Dopo un paio di minuti lo metti a 5. A ah, devi goccia la padella. È proprio scemo e mo lo mettiamo a 5, fatto. E Spicolo non sta usare il coperchio, eh? Non lo sta a lessare, è una persona. Certo. Vai. do schizzare schizza Cioè Vabbè. Ho capito. Comunque dicevo e quindi mi era sempre comunque appassionata per la cucina, mi piaceva cucinare, io apprezzo a lei, ma so, vedevo che cucinava. Che faceva quindi la salsa, perché io iniziato a lavorare in questo ristorante al centro che faceva una carbonara, cioè fanno ancora tutt'oggi perché c'è la Ma facevi sala, facevi cucina. No, sala. Ah, okay. Però talmente appassionato io dalla cucina, che mi piaceva vedere i ristoranti tutti sti piatti impiattati benissimo. Hai sempre in lampara. Ogni tanto che facevo dalla sala, <ride> ma facevo, eh, E mi facevo in cucina. E c'avevo lo chef. Quando faceva i piatti, le cose, io gli chiedevo, no? Gli facevo, ma come fai a fare quello, come fai a fare quell'altro? Perché io fai quello? Perché ero curioso invece a imparare, no? E lui invece mi rosicava lì. No. Mi faceva, tu fai troppe domande, non si chiedono. Questo, cose. Soprattutto nella macelleria, tro... ma succede spesso nella ristorazione che il cuoco rispetto piace... ai ragazzi, del, il resto della brigata, magari di sala, che ne un po' le ricette per sé, non si In apre. Non più. gli piace, non, non ti dicevo. E invece, poi col tempo piano piano. Ho preso un po' di confidenza, ah, la volare, no? è come che fa il e... compito, e sta coperto così. Esatto, che... e dopo un po' ho avuto qualche, qualche risposta me l'ha data, poi comunque a casa provavo e mi dai i piatti quando, quando non stavo a dieta per, per fare i match, e poi c'è da di che pure per il fatto che stavo sempre a dieta, mia madre voleva la negavo, devo <ride> far un tutte le volte con cucinare che cose, e quindi mi ritornavo, mi preparavo io i piatti e cose, anche se erano cose stupide. Ma no? ti manca cucinare, Spie? Sì, ora non ho mai tempo di ridare, che vado sempre per uno. Tra bello, raga. Però sì, a me la cucina l'ho detto ma è sempre. sempre appassionato. Allora, c'è Una dice? cosa che mi ha fatto pure quando ho detto. Uno, quando... Che? Ti avvicinato a tutti. Alessandro ti l'ha detto, spigolo meno parole e più guanciale. No, ma gli è sta cavoli. Ma lo fa. Perché andiamo una moto Alessia? Spicolo, anch'io mi sono diplomato in elettronica e telecomunicazioni. Peccato già da 15 anni avessi una forte passione per la ristorazione. Commento che pure te che ti sei diplomato in elettronica e telecomunicazioni non sembrano mai che cambia la lampadina. E il è titolo di studio non conta come sembra. È vero. Frate Spicolo, lo faccio una scuola alberghiera a Castel San Pietro vicino Imola. Si chiama Istituto Scappio, l'alberghiero c'è sempre. Francesco è andato via, mi... non Francesco il nostro, Francesco mm -hmm. mio cugino. Lui ha fatto l'alberghiero, poi si è fatto vero. due anni di cucina a Londra. Poi ha fatto mixology e ora lavora in un agriturismo a Perugia. Guarda quanto è bello sto conciendo comunque, mi piace proprio. Lo famo vedere ragà, aspetta. perché si vede? Eh no, così. Mo bello. Molte lo facciamo vedere pure quando è pronto. Però il grasso che diventa quasi trasparente. Cioè sembra il mare di Sardegna mm. si prende bene. Oh, devo mettere bene la telecamera. Speriamo che non mi... Sto affetando Così, così fa bene Mamma mia. C'è il Michael in chat, bella per Michael. E C'è Dead Moon Rising, BMR. Bella per BMR. Ha voglia che facciamo mangiare insieme. Piccolo, per cambiare le lampadine devo chiamare mio fratello, dice Fado. Lo vedi? Siamo due. Io il fratello non ce l'ho chiamato amico mio. Bella Alessandro. Prato, ma come consumi tutte le calorie che mangi? Ma che ci sono le di palestra male, eh? Sì. E' carcola, ero... Dopo che mi sono fermato col pugilato, <ride> e sono stato quasi un anno e mezzo fermo senza... senza più allenarmi, senza più fare niente. Perché... Bella grande. Cioè il nome è bello, sì. sei una citazione. E Sono stato un anno e mezzo fermo senza più fare niente perché comunque... Una volta si di fare pugilato che era quello che... Mi, per ah, tutto. Motivo. Sì, 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 vabbè, vi sto pezzo. E um, Sono stato fermo e la mia ragazza era per 3-4 mesi a dirmi dai vieni in palestra, ma non spiega tutto quello che serve anche per sfogarti così La è molto positiva in via Sì, eh. sì. Ah, Perché si vede sì. che sta messo a fare un sacco di cose Si porta a fare i viaggi in giro, questa sì, cosa sì, è bella sì. Bellissima cioè, È una relazione vera Esatto, aperta sì, sì. E, e quindi niente, è stata là prezzo per per mesi a dimmi namo, famo, eh. Fatto, no, non ho. ho detto che ho smesso con lo sport e ho smesso. Se, se dico io ho, ho scelto, smesso, te. Te. E un giorno a fuori naziste mi ha portato in palestra così a fare un giorno di prova. Esco dalla palestra, mi segno in palestra e quel giorno sono andato fisso sempre. E lei mi diceva eh, ma dicevi che in cellulin pianale stanno a fisso per portare me? Sì, sì, perché io lo so poi, perché poi conoscendomi, col fatto che l'ho sempre fatto da quando sono piccolo, è normale mi viene automatica a mi andare po' fare quasi un'altra bella che si è riuscito a superare che avevi collegato la palestra e lo sport alta delusione è a, a, il, del eh? brutto invece, mo si è e invece a... adesso sì l'ho preso proprio come barbola di sfogo come e ti ho detto e... e mi fa bene fa... mi fa stare più rilassato ci chiede Daniele ma domani sera se passo da Marto matto ti trovo una birra sì perché domani da Marto matto c'è un piccolo evento So, uscì piatti Piattide Pratt su Instagram e quindi guarda quanto è bello sta venendo bellissimo scusa ti interrompo però no no c'ha delle, so, delle soddisfazioni mie quindi chi viene da Martomatto co, col piatto glielo firmo famo le foto ma pure se non c'è il piatto domani sera stiamo da Martomatto dalle 6 alle 8 e mezza e ci abbracciamo bella beauty eh no oggi, non ab oggi abbiamo fatto tardi perché c'era un evento di playstation prima perché altrimenti iniziamo a a a luna a luna a luna a oh, no, luna, luna, luna. Ma dietro la camera c'è stato il minuto se si è stato ubriaco il vino rosso? Oggi no, raga. Oggi siamo tutti in, in dad, a distanza, che tocca... è un periodo un po' pieno di roba. Ah! Allora, questo io lo leverei, lo poggio di qua. E allora, spengo questo e mo Ma motiva... se no, non brucia... Eh, aspetta, eh, scopriamolo. Allora, sta a scottà. Mm. Però non brucia come... Non ta ammazza. E il grasso sì, perché ora ci facciamo una chicchetta mia voglio levare il guanciale un po' dall'olio no cioè abbiamo continua... il colino se vuoi fa... no no non mi servono sti colini io non, non lo uso il colino piccolo. basta che lo sposti un po' di lato il guanciale si leva dall'olio bollente sennò no si continua a cuocere no? E c'è un problema chiedi a Spicolo c'è la soluzione Catericcia, sempre di Come così il guanciale lo mettiamo da una parte a me così piace che è un po' croccante esatto è, è croccante però non stracotto capito se no poi diventano un seppetti di legno comunque okay, che con le dita riesci a clic esatto e lo levo da dentro l'olio per quale motivo perché l'olio essendo bollente okay. mi continua a cuocere il guanciale e poi diventano un seppetti di legno no? È per quello che spesso si divide e si mette nell'uovo è per quello esatto. non fai solo il processo perché oddio non ho capito spesso il grasso okay. si toglie si mette subito nell'uovo nel rosso già preso ma no, io ce lo metto dopo però prima lo dividi così, li lasci sì, un po' separati perché, sennò ti ho detto che mi continua a cuocere. O almeno che non prendiamo, che ne so, un piattino, una cosa. Eh? Se qualsiasi cosa, leviamo, cosa le mai... leviamo il guanciale lo mettiamo entrambi un piattino sì, Poi lo raggiungiamo. Però il fatto che sia una cosa così spartana in realtà è molto. Ma io difficile. lo faccio molto spartano anche a casa. Lei mette a sporcare 300 padelle, eh. non no? spiego c'ha cioè, le soluzioni de del popolo, certo? Mette a sporcare 300 padelle, ma poi gliela, certo. ma certo. sì, io la lascio io subito la nonna che invece lo faceva. Cioè qualcuno. non da chef, perché poi doveva pulire lei, giustamente. Però gli piaceva fare le cose comunque. Vedevi che stava allarmeggiava, lavava mentre cucinava. Stava... No, Tutte... ce... sommo io. <ride> sono <tu> fatto la <ride> so sfigolo, quindi la cosa per volta già ho detto. Mm. Allora io adesso partirei con. No. Allora aspetta. Valeria dice: eh, ma sta cosa uguale pure se non sta dentro l'olio. Ma cazzo, la padella l'ha già freddata adesso? Ah, la okay. la patella già si è freddata, guarda adesso metta la mano. Mirca reponatore è, oh, oh. è calda, però non è bollente. L'oio invece aspetta che dice Alessandro, però, domanda per te, non sai che ti può aiutare più spigolo? Ho capito che sei il mestiere, mi è salita male. Hai capito cosa intendo? No, non ho capito niente. Che vuol mi è salita male? Ma fame? Ah, e mi tremo una gamba, cosa faccio? O oh, no, Ale, devi stare sereno sta, e sta scialla, passa tutto. Almeno voi sapete cucinare che so fare in tost, ma invece Beh, oh, io mi mangia tutti i giorni. <ride> Mamma mia, quando riesci proprio a fare il formaggio che ti esce in fare. Allora, partiamo dal presupposto che adesso prendo la mia bull. Bella per Claudio da Torino. Ma ora non si impregna d'olio. Il fatto, credo che Spicolo stia sottolineando sul fatto che è spartano. Non sta sporca niente, e comunque ha diviso. Quindi lasciatelo godere così. No, perché non, non l'ho lasciato, vedi, l'olio ce l'hai tutto da sta parte. Che devo mettere Do la camera. Ok vedi dico l'olio rimane tutto da sta parte mentre il guanciale l'ho separato da qua invece io lo rigiro spigolo mi padre spigolo sì? mi padre no eh, oh. spigolo ah. mio padre spigolo oh. mi padre mi hai fatto figli no c'è la fidanzata no. di spigolo in live no non ho figli Allora, oh. sì. ho le uova sono de viterbo tiè sono dei viterbo sono de viterbo ah no sono, sono della dina questa cosa è bollente mi <ride> poggio sopra ma ci danni eh. Foggio di qua comunque. Ah, ti prendo una ciotola per bianco. Pazzia. Manco ti chiedo se se pari il bianco e il rosso perché ho capito le sì. Ma vedi, ho detto sentimento. Poi mi ci posso appoggiare, non succede niente. Ma prima però, ho messa bene, sì. No, ascialla. No, non sai che forse però posso no Ma perché sto porco? Per ma uso. Ti prendo pure una busta per i push. Bravo, bravo. Ah no, ma li metto qua dentro, brate. Sappi ah, che io le, ho, le uso tutte e quattro, eh? Il primo si sa pure oh. sette. A me piace che lo fai sozzo, va bene. Così ti faccio vedere un po' per gesto. Praticamente vedi? Non, non si spera. Non sai che perché questo gesto, che però, magari può essere considerato normale, però magari da uno che non è abituato a fare carbonara, viene visto spigolo. Il bianco si divide prendendo i due, il guscio spezzato in due dell'uovo. Eh e certo, ho trovato. Fallo vedere e non so, ditemelo pure voi, regà, però magari è che uno non ci è abituato e quindi non lo vede come un gesto comune. Così il bianco cade sotto, e il rosso te lo metti da parte. Poi lo butti qua dentro la mostra ma due rossi tanto arriva a quattro spigolo quindi non è un ora metto il terzo rosso e poi vado del bianco terzo rosso e poi qua qui ha messo sia il bianco che il rosso a ah, occhio già sempre a sentimento guarda magari diciamo tre ova facevo due rossi intero anche carino. come ti giornata come ti piace a te in generale. esatto come ti senti allora umido che se non divido bene qua poi il diventa il casino ok poi i bianchi si è messa la sushis insieme sa pure oh. i bianchi faccio arbume. faccio colazione domani che, che, mi serve. che non è male come idea poi il pepe T Ho messo. Cosa che mi serve, Prat? Che riesca riesco a trovare. Che? Qualsiasi cosa mi stai chiedere oh, No, la forchetta. Ce l'hai là a sinistra. Ah, vedi, già me la mi sta a portare. Il pecorino. Aspetta, a te paga il pecorino, Prat Oh, è bello. Più che altro c'è la telecamera, raga, ce l'avete? Te li metto, li metto li... la telecamera così si vede, aspetta, aspetta, aspetta. Qual è la prima la prima cosa che cucina la ragazza tua per, per conquistarla? La carbonara. Ah, ecco, è eh, vero. No, partiamo da... Aspetti, senti. Io dammi Ma che è tutto tuo? Spicolo, eh. stavi là, stavi. No, è da paura, frate. È vero, bene. A me piace quando è... Conosci la parte croccante e la parte grasso. Da paura. Senti. Ma Ma è vero... Se la vi... Mo, dai è per lo spartano. Però è vero che facendo così si inzuppa di grasso. O vuoi separare? No. se vuoi, sì, lo separiamo. Questa è la ricetta tua ma poi mi piace se lo stai a fare così perché a te piace proprio sugnoso esatto eh, dai andiamo allora ripartiamo dal presupposto vediamo che là il pecorino un po' a porta cioè incarichiamoci tutto insieme vuole amalgamare bene col rosso certo ma quindi lo giri mentre guarda cucchiarella porchietta colore una gioia eh. patta gialla ragazzi dovrà fare carbonara. quando mi ha chiesto le uova a spigolo ieri mi ha detto oh le uova a mi raccomando patta gialla e il primo ce l'ha e metto a posto la telecamera dobbiamo trovare un modo per renderla comoda sta cosa della telecamera pecorino del laboratorio Sai che sto andando per un laboratorio di supplì? Ma chi te? Sì, a Riccia. Riccia? A Riccia. Fanno i suppli per Roma glieli riprendono prendono tutta Roma. Guarda che crema. Il peperino sempre più amalgamato gli dà sempre più densità. Ti leggo le... Praticamente c'è la felpa color carbonara, l'ho fatta apposta. Non è vero, però wow. Quanta manualità, chissà come si è allenato. Come ti sei allenato? Un po' lo dico. La panna a che punto si mette chiedo per un amico, la panna è poco dopo che finiamo sta crema. In la realtà, panna raga Non ci mette più la maionese, me l'ha detto prima. Sì, cioè, vuoi la maionese, credo. Con un po' un po' di rucola, per rinfrescare. Ciao Bratt, bella a Piacere di conoscerti Spigolo, bella live, oh, bella petteli. Bellì. <ride> oh, Matti, bella pettina, braccio grosso. Io ci metto la besciamella. Stai davvero tu? La carbonara ah, Ho che okay. è la sancia Fiumicino? Hanno fatto la pizza lasagna. Ma lo la pizza rossa. Ho so quanto ti serve? No, abbi. lo vuoi fare te proprio? Mi certo. hanno andare... fatto una pizza rossa. Dutrida, no? Sì? Rossa sopra, besciamella sopra, tagliata a metà spaccata e con in mezzo i ragù bianchi. Ci deve messo a starlo, la sancia fiumicino? No, ma cosa vuoi dire io? Bacci davvero, ma è stupendo, ma hanno fatto il panettone su ed era buono, scrivelo. A te sei più tradizione o più pure devi provare? Ma guarda, io so. To... Mi piacciono le cose buone. Sì. Mi piacciono le cose molto. Classiche. Però poi alla fine allo stesso tempo mi piace anche provare. La ragazza tu eres prona a provare. Sì. Lei, diciamo lei, Sì, il... si sì, io sono molto più uno schematico, quadrato, sulle cose. E lei ha molto più mentalità più... più aperta, più... Sì, sì guardi che tu li riesci a dare un po' più... De... Stabilita lei e bene. lei invece Tutto me lascia... Bene. Ah, ti faccio vedere il giallo perché è venuto bene. Vuoi, quando finisce metto questo tuo sì. se ne è preciso. Lo metto qua. Ma ancora devo fare... L'icchietta finale, però. Dammi il cucchiaio e il cucchiaio ma perché non ho pulito bene le cose te lo ho questo cucchiaio qua legno così non si no, lava no 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 il cucchiaio di legno quella la cucchiarella il, il cucchiaio proprio scusa ma che differenza c'era a quello di legno ma il hai disegnato questo che è bellissimo ah. poi si prende il grasso di pe... sì. il grasso del guanciale e si mette dentro la crema dell'uovo non l'ha messa tutta No, non e perché non hai messa tutta... Ma perché tu dopo sanno acqua, noi piano piano, dovremmo vedere come Quindi solo zucco e poi ti vede. Oh, sarebbe bello come video quello. Mi viene suppli di Roma, quali sono i preferiti tuoi? dei suppli? Roma. Guarda mi ho portato un preparato. Io c'ho... Nascono sempre gli stessi è una certa. Quali hai? Io sono pizza. Come pizzeria che mi piace tantissimo. I quintili a Torbella Monaca i no, tutti quelle per la pizza cavolo, sono troppo buoni. Oh. E poi c'hanno tutti i fritti loro, eh, che a me fanno sì, un po'. Poi patto. loro è bello perché esplorano, fanno roba, quello è figo cavolo sì. Pure quegli altri che esplorano si è illuminati, pure là fanno dei fritti assurdi Eh sì, tipo questi li conosco. Eh, si è illuminati pure c'è stile. Guarda che crema che è bello da comunque. la eh, telecam ce l'hai? Falla vedi Il tempo che Qua. Sei... Qua. Dove? Qua, qui. Qui? Tuo. Vedi che è proprio crema, è cremoso. Si può mangiare anche col pandoro, se ci metti la crema carbonata con il pandoro. che dici, ci mettiamo un altro pezzettino di pepe? Tu? Il guanciale è già lo bello sta. un pepato. Allora ti faccio una domanda, spie. la domanda è... Oh, bella Mirko che gli hai fatto boia di boiare Carbone. Ma guarda, io ti dico la verità: lasciate così col pepe, non abbondere di più. Eh, preci, Perché dopo ho con... paura che il pepe mi copri i mi porta già nel guanciale. La domanda, me l'avevo perso il nome, però. raga. oh, Marco, che ha chiesto il peggior quartiere di Roma per mangiare. Il peggior allora, considerando quartiere? Considerando che in realtà ogni posto c'ha sempre, che sia un fast food o sia una tradizione romana, c'è sempre qualcosa di bello da assaggiare e qualcosa di brutto. È il, peggio, il, il quartiere in cui si ho trovato ma sai che forse non si può dire davvero perché in ogni posto poi ci penso che è stato detto come in ogni cosa ci sta a bastoggi. 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 bastoggi 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 perché erano tutte case popolari e non mi ricordo che no, non stava niente però pure lì stava una pizzeria che mi piaceva quando abitavo a Laurentina andavamo lì con l'autobus e potevamo prendere amici eh poi sì, ma... una pizzeria del quartiere comunque mi cioè ogni quartiere ogni c'è i pro e i contro comunque è vero, quelli più popolari che non c'è niente tipo magari anche che ne so un quartiere super popolare, Corviale c'ha pochi posti belli per mangiare però perché sono più quartieri dormitori esatto però sennò no, per adesso eh, però, ogni quartiere come ti ho detto già, c è c è. i pro e i contro cioè addirittura stavo a pensare il contrario e magari no, non è vero, cioè pure i parioli in realtà ci stanno Posti, da ogni zona ha le cose sue, ragazzi. Esatto, ogni zona c'ha ho detto pro e contro che stanno posti in dose mangiare la paura, posti. Grande spigolo vero cronista YouTube Italia. Sì, magari. Vizia dice, bella per voi, regà. Complimenti del canale. ma secondo te mi dovrei fare un canale YouTube pure io? Ma lo dico da mesi, cazzo. Ma tu, so, ma che c'è il tempo A parte da... che tu non sei il canale YouTube perché te sai la cosa che sei scadenzato YouTube ti ammazza l'algoritmo, se va vale di cadenza. Però TikTok, sì, sì. TikTok, lo sai che l'aveva iniziato? E ha smesso la sì. volevo 5 video perché no, non c'ho tempo, non mi organizzo. Non ce riesco. TikTok è molto... ti picchia di meno se. Cioè, tipo già un video ogni 4 giorni? TikTok è scialo, YouTube eh. invece se non fai tipo un video ogni. Con questa crema è venuta, raga. Che cazzo, vero, sì. cavolo? Guarda che spettacolo! Ma quindi devo fare TikTok? Sì, però non, non ho un format, non seguo niente. C'ho TikTok e là pubblico due video ogni tanto. Sai che pubblico e mi è detto? Mi scherzi la mia Davvero? Ma tu li pubblichi? Ma non mi fai io. Ma questi a buffoli pubblici. Io non faccio il video a lei. Sì. Lasciate scherzi tipo... Eh, tipo questo è il lavoro sì, che lei ha trovato, guarda. hai cioè, capito? Eh, scherzi del genere? Gli scherzi stupidi, aspetta, aspetta. Questi sono che... i TikTok di spigolo. Anzi, lo vedo che l'ha fatto 132.000 però. Sì. Buono! Per i commenti. I commenti sono gente che ride povera ragazza sì, insieme. ma tutti che se la tagliano però sì 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 tu dovresti continuare a fare tiktok Che poi il sfondo Marto Matto non so se c'era quello era Marto Matto allora esatto sì questo lo poggiamo qua Mettici la goccia di cioccolata Spicolè sì ci potevamo fare i dolci Comunque spiego già la conosco perché seivo tanto franchino, è per quello stiamo a dire. Che addirittura la prima apparizione invece mi sa che era proprio Cigalone, la prima in assoluto. No. Qual è la prima tua apparizione su YouTube? Il primo video su YouTube. questa è storia. Allora, il primo video involontario su YouTube. <ride> che involontario? Perché praticamente era un evento di bugilato dove io combattevo. Ah, ma... Era per e, sport, non era per spigolo il personaggio. No, era un evento di tutti i match dei pugilato professionistici della serata e lo fece cicalone. Franchino ancora non esisteva come youtuber, pensa pensate quanti anni fa che sto a parlare. E conobbi... Senti, io parlo pure italiano ogni tanto, raga. E conobbi... Te devo mettere a bolli l'acqua. Sì, mo la mettiamo, va di corsa. E conobbi... E conobbi cicalone. No, aspetta io lo sto a fare de corsa perché ti sei come si fa Ah no? Non si rovina l'uovo perché c'è tutta la gente. Il discorso, ossidazione cavoli, il guanciale. Vabbè, vabbè, un minuto più, un minuto ma mo, vamo, meno non più. Ma spiego perché te proprio non te ne frega nulla. Beh, io devo mettere. Qua. Decidi te quando eh, ma, e conobbi e conobbi, ecco aereo centrale. Lo tenuto premuto e una rottura dei coglioni. Poi togli questa questa non pazzisce e quanto a palla, a palla, 9 sì, boost, cazzi e tanto restano dei bolli. Mettiamo un quarto d'ora con questi casi in due. Storia con un B è con un B e, e lui veniva a fare video agli eventi del pugilato così che pubblicava su YouTube. Da là ho conosciuto poi Franchino, eh, che faceva sempre i video sul pugilato, con così, esatto, con Cicalone all'inizio. Poi Franchino eh, si aprì il canale e continuava a farsi i video del pugilato. E, e dopo un po', perché, Franchino c'hai cioè, i video tipo come si fa il sacco, esatto. Parole... Tutti questi video, quasi. E dopo un po', e... non mi ricordo se, se ci siamo sentiti comunque telefonicamente perché all'epoca neanche Instagram. Franchino perché era contrario ai social. Ma tantissimi anni fa, sei anni Ma saranno passati, sì, penso 5-6 anni. per cercare da, da, da 4-5 eh, 6 anni sicuri, 5 anni sicuri. E da là abbiamo iniziato a fare qualche video sul pugilato, su, mh, su tecniche, modi di portare i colpi. E c'era anche Cicalone nei video, infatti alcuni stavano alcuni sul canale di Franchino, alcuni sul canale di Cicalone, tipo come si portano i colpi, queste cose così. Scuola delle botte. Scuola delle botte, esatto. E, e poi da là io devo fare il titolo italiano di pugilato. E, e con Franchino abbiamo deciso di raccontare la mia storia. Da dove venivo? Intervista? Eh, esatto, tipo un'intervista sulla mia storia eh, che faceva vedere la parte dell'allenamento, la parte della vita, raccontava la storia di me dal passato, da come ho iniziato fino a dove sono arrivato. Eh, dove ero arrivato all'epoca? <ride> fino a dove era arrivato? E Mattia, ho detto. Chi è fare spigolo se alla nascita? Ci sei amico tanto? Te... Beh, sì, ah, ma te oggi mi hai detto una cosa assurda mattina, però. Ma lo puoi fare un po' puoi... cioè, si può. Sì, non so ancora bene di che si parla, quindi Raccontalo, eh, si ci, racconta cosa con Faraoni. No, che stamattina poi mi ha scritto eh, proprio per un progetto che, che stanno facendo nel quartiere. E... Ma io che sto a fare? Che ne so? A telecamera. Vai. Ok, proprio de, un progetto che, che faranno nel quartiere, ancora non, non si capisce bene tutto, però. No, Ragazzi, intriga molto, molto. Cioè, stanno insieme proprio, fanno una cosa sulla rivalutazione, il contesto, il, i racconti della zona per dargli valore. Esatto. È una cosa fregna. E quando ti racconto questo, infatti, il primo video che io feci con Franchino che raccontava tutta la mia storia, era basato dal quartiere, da dove partivo, cosa avevo fatto nel mio passato, come Anzi, sono, sono arrivato, ma quello era quello che ti aveva fatto che stavi a Tor Savia, esatto. stavi a camminare nel quartiere. Esatto. E da lì abbiamo raccontato tutta la storia del quartiere, di cosa facevo io prima, come ero arrivato a far pugilato, come mi sono tirato fuori da comunque. Contesto. Esatto. Tutto questo contesto particolare che mi circondava fino ad arrivare a far pugilato. arrivare a fare un titolo italiano da professionista, un pischiello venuto da una borgata così comunque. E da lì, Cicalone disse: rifacciamo lo stesso video, lo voglio portare sul mio canale, inventiamo un format e inventiamoci quartieri criminali e, e da lì è partito il format quartieri infatti il primo video di quartieri criminali è, è stato già a tortenza con me e sarebbe diciamo una copia del primo video che è stato sul canale di Franchino che racconta la mia storia si sì, è fatto nasce quartieri criminali esatto, Uff. da lì guarda che stai a fare, mi bruci tutto mi bruci tutto da, da... <ride> e da lì Cicalone poi mi scrisse mi dice facciamo quartieri criminali andiamo in giro per i quartieri e parliamo di, di tutte queste cose. Io non so se conosci i quartieri criminali, ma credo che sì. c'è cioè, ormai è una storia. Sì. E in giro poi neanche più per Roma, è stato fatto in giro per l'Italia, si è esatto, tutti sì, i quartieri sì. più, più tosti. Io da lì poi, quando mi scrisse, e fa questo quartiere criminale in giro per gli altri quartieri, gli dissi, guarda Simone, non è cattiveria, io ti ho parlato della storia mia, del mio quartiere, perché conosco comunque porci che tutto le dute, è le paese, se vuol dire quasi in paese, e quindi mi fa piacere parlartene, farlo uscire fuori, ma in giro per quartieri che neanche conosco magari non la sento una cosa mia, quindi io ho detto non, non la prendere cioè, sta in bambino maniera bambino cattiva, cioè, nel senso sei tanto, sì, profondo tanto, core Sì, tanto, 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 Ah, a volte credo no? gettavo il cuore oltre l'ostacolo si diceva no? però è bello per quello cioè le persone notano questo spigolo, oltre al fatto della simpatia che tiri in mezzo sì. però piace alle persone per quello perché è molto diretto puro e, e niente alla fine se mangiamo una pizza sul gelato no mo ci stiamo è tempo che bolle lì sì, La un'iniezione l'iniezione il iniezione: il, il cottura è, è induzione. induzione no, iniezione, iniezione è al motorino LSH lo stanno <ride> a modificare Senti, e quindi niente... quindi a Ali dal sud Italia. Mol... Ricca, le domande che spicole, le leggo. Il tempo che... Cioè comunque sta raccontando la storia, non lo interrompiamo sì. E che se no abbiamo perso, cioè, la concentrazione proprio pari a zero. <ride> oh, oh. E quindi che è successo? E, e poi da lì ha eh, iniziato a fare video con Mattia. E da là, guardi, in Italia è andato con Mattia co... e con Cicalone. E poi dopo col tempo io e Franchino siamo buttati sul cibo col fatto che lavoravano nella ristorazione. Franchino pure ci sempre che avuto... Il primo video con Franchino invece era Sara forni forni criminali. Forse sì, detto, Forni Criminali, criminali. Prenestino. storie. Franchino, appena pubblicato la Lugano. Ciao, braccio, Spigolo. Beric. oggi che cosa succede? Spigolo, Matteo. Perché era un video che aveva fatto quando era andato a Lugano. Sì, Messa sa sì, Siria. Io, quando ho cominciato a seguire i video di Cicerone e Franchino, Spigolo, Paroni e Spartano sono le stesse persone. Siete troppo simili? stampano così. No. Però è vero perché Matteo Allora, io, Dario, sì. Che poi quando diceva oh, la barba era moda, io non tu c'è qua, ma la salvata apposta. Aspetta almeno però, eh? c'è un po' meno. Fam uccidere il microfono. Eh, adesso vedendo, oh, Vi porto un kebab armolino perché se ne monte sacro a me. Allora però, fammi una cosa, sto cucchiaio, dove lo posso appoggiare? Qua sopra, tagliere, tanto ti Ma come ti pare con questo, tanto Poi pulimo? Però si sì, pure il tagliere. Allora, io ogni tanto io gli do una sbattuta all'uovo per non lo fanno mosciano per svegliarlo. Devo fare qualcosa, il pecorino lo metto via, roba. No, allora. Vorrei dire Ma una cosa. C'è il attenzione. Ma sai ciò a il disturbo disturbare Cioè, ti faccio una cosa. Una cosa, per cosa. Ho so sarò limitato, eh, però... No, vabbè, basta che lo dice, nel senso cioè di... Cioè io voglio fare una disturbo, cosa fatta bene e poi pensare alle altre. Però troppe cose. Che esatto, troppe cose tutte insieme non ci voglio. Cioè, perché una volta che lo dico? concludo capito? C'ho il disturbo e l'attenzione, poi le persone stanno tranquille. Capite, no? C'ho il disturbo e l'attenzione. Immagina una ragazza tua ogni che... tanto urla. Eh? Immagina una ragazza tua, ogni tanto urla ogni tanto? Allora. Un saluta la ragazza del Spigolo. Ciao amore, <ride> Ciao. ci vediamo a casa. <ride> a tu. Dopo fammi i conti, <ride> Davvero, è vero perché voi avete proprio tutti e due caratteri forti poi. Porco Giuda. Allora eh, no, parliamo di cose serie, questo è un il sale nella pasta, il il sale nella pasta che non lo metti addirittura io bene. a volte non lo metto neanche o se lo metto ne metto poco, perché però perché la sapidità del guanciale. Esatto, perché comunque il guanciale è bello salato, poi c'è sta pecorino dentro all'uovo che comunque è salato, quindi è una bella pasta salata. A me mangiare salato personalmente non piace molto, questa gente si è appassionata. No, oh, il non so, voglio, voglio avere la gulla che Esatto, il sale io preferisco oh, eh. Ah, regà, venitemi contro fate come pare preferisco a volte un po' più sciapo Che salato che ti piace ora che sta sempre a bere l'acqua equilibrio esatto o il giusto o un pelino più sciapo quindi io um... stiamo a fare la carbonara e il non la carbonara quindi esatto. vabbè, approfittiamo anche perché, perché non faccio chef non so nessuno sono solo un appassionato sì, perché sennò no sembra che ti sbaludi. Eh sì, se non sono chef, ma tu questa è la tua idea di ricetta, la cucina è, è tipo mondiale. Sì, no, lo so, è, è però non è che mi sballo si chiama umiltà. No, 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 l'umiltà è fino alla certa, è una cosa così brutta a volte l'umiltà. Perché tipo, la carbonara di meno, meno non è uno chef. Uh -huh. Però quella carbonara di meno, la, la voglio, poi vai pure allo chef, provi tutto. Allora... cioè, allora, l'unione di ogni cosa. C'è genere pure di tutto quello. Tu dici non vedo è come quello che ho fatto l'altro giorno. Oh, però pure questa cosa può essere pure? Senti, parliamo okay, di cose Mike delle Sulla pasta. Certo, ovvio, ma c'è il telefono. guarda che è chi a scuola? Non mi me mette qua. Ma di Alexa che stava a dire. Ma, è, proprio... ma, chi, ma chi ci parla? Vabbè, per no, usiamo il, pe... il cucù, usiamo il pendolo. Guarda che bello, fermate. Ma lo metto pure a casa vostra. Ma intanto la pasta, non la so buttare ancora. Che parli? Ma che chiama Alexa però? Poi glielo fa a lei. Alexa, ma che è Roberta? No, Alexa! Alexa! È in culo, è in culo. Ma come? Sei inculato? Devi dire. Devi... Ma perché abbiamo detto? Devi dire. Di di de de Metti un timero. Oh, arrivano a prologarmi ragazza. Un saluto della casa che spigolo. Alexa, <ride> metti un timer da Alexa, metti un timer da 13 minuti a 13 minuti. A partire da un. Guarda, Alexa, non lo far partire adesso. Ma no, rimmetti tra un pochino. Alexa, pausa il io. timer però. Eh, no, è partito, mi dispiace. No, Dai, e no. mo che famo? E mo, Alexa Alexa, pausa Alexia. Adesso. E mo ci abbiamo... Quando c'è il timer fa un minuto in più abbiamo risorto il No, non mi fa io mettere telefono, a me sta eh, tecnologia vabbè, eh. tua avanzata. Alessia, annulla il timer. Ah, Popo c'è, dai. Era così bella Alessia. Che, che mi sono perso messaggi domande che, che devo fa? ti devo fare? Ma infatti ti devo di mettere qua perché sì. legge, tanto ci, no, ci sto. Allora. No, ecco, te lo di prima ma che leggere. Questa è, è, è una domanda che fa male. Chi è? Tolto malto matto, qual è il mio ripabre esempione? Questa è una domanda che però fa. Ah ragazzi, dica la verità, guarda, sono proprio onesto. sono due anni e mezzo che lavoro da marto marto, l'altri ma per esempio ne ancora non capito quali sono. Ah no, siamo contiendo. Cioè un no, bootle, so bootle. Ca cioè, ho capito quali sono, perché so, li vedo. Però non riesco a ricollegarli con i nomi. Però guarda, il bootleg è quello che. Eh, il bootleg è l'unico cocktail che ho capito che sta dentro la vietà di fronte a me. Ma, ma dei cocktail assurdi. So no. co ah, poi conosco Coccio, Coccio perché ci lavora il cugino della mia ragazza. Il bootleg, il fa i cocktail a tema mondo della musica. Quindi tipo il cocktail musica inglese dentro la tazza del tè. No, oh, io sono andato a una volta al Pudding Lemon, però era eh, incredibilmente no staccato. Ma, no, ma fa delle cose assurde. Vabbè, non ma non lo so, non ci vado di ma giorno al lavoro. Ma tu esempio i signature, fa tutte le robe assurde. Ce n'è uno che però l'hanno torto, mi ah, sa. Ah raga, no, no, ma, ma mo, Kiwi, col Kiwi. Lo sai qual è bono de del locale che sta in piazza? dimmi Sempre dopo marto Marto Mo dice mo. No, no, aspe, serio? dimmi che fa tutta la roba stessa? Perché c'è uno che è sempre la stessa proprietà di Maltomatto, pensavo se sia di Movino. No, no, è un altro questo. è un altro, E si trova in piazza, raga, fa delle cose un po' antiche, bello, fa delle cose un po' più scicchettine. Comunque il locale dentro è spettacolare. Le allora, no. per, per le coppiette per mettere a sede all'interno, eh. fa delle tartarine, robe così. Movino, ma no, ma allora no, hai detto raga, lo sapevo, <ride> lo sapevo, <ride> mi sono aiutato. <ride> allora, <ride> allora c'è sta i proprietari di Maltomatto, ok. Che i altri, che Bello. hanno fatto un davvero perché lavoro oggi sì. <ride> hanno fatto sia malto matto, per magari le persone un po' che vogliono la cazzara, cioè il locale dove vai con amici, e tutto, sia il posto invece, un po' più elegante, soprattutto che per me. Diciamo paichi malto matto hanno fatto la storia, malto matto è la storia. Si, sì. infatti, il più vecchio è un locale di Montesagro Si A ma quanto tempo ciascuno? 8 mesi. Eh, quasi un anno, sì. Quasi anno È un anno, eh, anno fa, l'anno 9 no, un anno. Movino invece per chi vuole magari. Anche vino, birra, nomi. Anche chi vuole un po' più il fatto che vai ti prendi il carpaccio da esatto, Movino, capito? Ma un po' un Eh, così, è un po' più elegante. Però è carino, è vero. Scusate se abbiamo detto il nome di Alexa, scusate, raga. Mi avete annullato il timer, avete rotto questa Alexa 20 volte, raga, mi dispiace. Perdonatemi. Ma l'orologio orologio, no, eh. No, non c'è. arte povera. Dostate? La peggior carbonara che abbiamo mangiato strana a dirsi l'ho mangiato la da fortunata. Fortunata? Non sta tipo a pietralata. Ma perché è davvero così brutta, raga? Vabbè, magari hanno chiappato una giornata no, raga. Ah rega, guarda questa crema no. Ma che va a fare? Come si inquadra qua? Ti guarda che crema, raga. Ma mi sto a perdere domande, Ora te le faccio, eh che devo leggere... Ok, anche perché altre dosi di sale sul discorso del sale fanno male. Non ho capito. Le... Troppo sale fa male, roba sciapoletta. Sì, Ritenzione idrica, riga. sarà pure perché stavo sempre a dieta. Quindi col sale, capito. Sempre... Cioè, pesavo pure il sale, pesavo. Quindi mi è rimasta questa cosa le magna raga. Che vedo la di? Poi ah. segniamoci. Allora che moce me dobbiamo mettere pure la cipolla. Nella ah, pellevola. ma scusa, ehm... ma quanto ne butto? Una biancetta una Raccometto. cosa qui. Ma hai detto tutto quanto? Spantano, sì, però sul peso sì perché. No, a occhio. Male. E la bilancia, la grattugia, ragazzi. Purtroppo c'era aperto questo pacco, eh? Sì, rummo abbiamo be... mangiato a stecca. Quindi siamo proprio un po' sotto. Allora ci ho visto. Ancora ho visto lo specchio, poi ce lo mettiamo. Lorenzo ci dice che andare a mangiare a pompa malatesta. Toppa nini per banni. A voglia da cosa da. Lo conosci? perché no? Gianmarco. Chi è? Saulini. Eh, io non lo conosco. Ti che... conosco benissimo. La cucchiarella, andò a stare. Mi sono perso, non faccio io. A Uso questa, la S. Squaglia. No, no non questa è una Squaglia. E dicevo da un Malatesta. Il Plante de Birria sono tutti i locali che so e Gianmarco Saulini, che è un amichetto mio e io sono nato dal giorno zero. Le Biria, non ho avuto il non è giorno zero Però non me lo segno regà no, un certo faccio perché Prima so. In Birmino c'è stato un gran un bar gestito da. da... De, sì, era sì, un bambino di capelli da... cinesi. Che... Sì. Però era un po' triste, si, sì, regà. Un, un mo po' triste, era... un po' parigi, regà. Ma sempre con le luci spente. No, che è successo, Frat? Ah, si è spento perché, guarda, guarda, guarda. l'acqua lo fa impazzire. Esatto. E mo' quanto le serve? 9. Eh, Stava a 9? Sì Allora devi metti uno sotto. mo' Ok. No, Io la no, no. peggiore come mangiarlo ho mangiato ad armaghetto e non lo conosco manco quel maghetto a San Lorenzo ma è stata una serata così incredibile che stavo pensando di iniziare a fare stand up comedy raccontando un aneddoto lì ci racconti quando venimo a Trastevere qual è la carbonara peggiore che ti sei mangiato mai a Roma? peggiore? da ristorante ah vabbè ma io ce l'ho però non so questo troppo peggiore so quelle dei turisti al centro quando facevo le cose truffe eh, io sai perché ogni volta che comunque dovevano mangiare a mangiare, sì, ne ne mangiare bene. bene ah peggiore ne avevano eh. migliore. e ti dico una posso metterla a nove? Sì, ma come ti pure il boost se te pare cioè fai è sempre cos'è l'acqua non c'è l'acqua no lui vede l'acqua tua ma è boost, e che di boost è di no? è oltre il 9 è tipo stampa no 9 no vabbè troppo e dicevo no, comunque vanno un... un... la cava sempre buona, sempre quelle migliori non è che a la cava eh, i peggiori se danno a magna fuori capito e... e una buona 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 Proprio a Roma, che a parte oltre alla carbonara, regà a grigia ma pure altri piatti. Io no, so, pensa a quale vuoi di storica Roma? Storica Roma, buona da paura. Fanno la grigia proprio epica. Carbonara, pure da paura. Quantiere? Ti dico solo che mi sono fatto la scarpetta con l'ovo della carbonara perché regà, era proprio il bello che fare la crema così. E non sto a fare la marchetta, però tanta ma roba. Non devi di scialle e e qual è il posto però? Osteria Bonelli. Bello, cazzo. Torpignattara, riga. storico, regà. Proprio a un livello proprio casereccio al massimo. Che proprio una vicina carta ma manco c'è il menù di carta, le portava la magnetta con scritto questo è il menù del giorno che te vi. Madonna che voglia che c'è adesso di pause. Però spendete poco e mangi proprio da paura. Da paura. ma l'unica cosa che io dovrei dire no. A pensare, sì, dimmi, perché okay, io la pasta Dopo che, che scolo la pasta, mm -hmm. la ripasso solo la pasta. e la padella è piccola, esatto, poi fanno meno. A me questa tipo... è la più grossa che ci abbiamo armito. Ah, so. Però perché... tipo pochi, e il resto lo aggiungerò dopo nella bulla. Scusami, scusami, io sono sicuro che forse qualcosa ce l'avevamo. È che mi ricordo che quella è la padella più grossa che ci abbiamo. Ma lo sai che c'è un Pandoro de Caciocavallo qua? Cioè, <ride> boom. Oh, <ride> morto. Io non che cazzarola ci fai con questa cosa? Quando quando stiamo in ufficio. Cioè, oh, tipo ok. Giulia sta là, quindi, capito, diretto. Lo riesco a prendere. Beh, quindi faccio così. E invece, Giulia c'ha la sua là. Francesco c'ha la sua lì. No. Mi <ride> ammazzo so io. Prat, Puppo la testa è dei banana. Ah, banana non è pure il cugino. Del banana bai, che è, sta così, con il Mi Ma mai stato no. da banana burger. Ma quello sai, però, cazzo, ci vogliono uno. troppo e ancora no. C'è intervista su YouTube che non te ne vedi, a voi. Sì, e che... eh, non ci so. Sì. Allora, diciamo una cosa. Mm, Pratt, vieni qui. Carbonara peggiore la fa una limpiccetta a trastevere. Attento un attimo, Pratt. Anche se non ci si avvicina lontanamente all'incredibile grigia con le cipolle. Senti, e lo pasta, dove sta? Oh, comunque ti faccio una cosa troppo bella. Spi. Lo scolapasta nostro è questo Bellissimo. e lo appoggi direttamente. Non so così le tubature. Ah, spia, per lo spartano. Ma guarda, tu passi l'acqua ah, così la fredda si mischia la carta, la tubatura mi si salva. Perché tu vieni la rubatura con l'acqua bollenta? Ah, sì, dipende dalle rubature che c'hai, ma i nostri. Dobbiamo non è che l'acqua napai. Ah, via. pensavo che si. Sì. Ma che stava a 4 minuti e mezzo, 13 minuti c'ho cioè, che stava. faccia. Hai ragione. Ma la domanda era un milione, meglio lo spigolo drink o il Bior? Nooo! Poi devi sapere una storia. Ma spigolo Drink, non sta Al matto matto ci sta Valerio. E Valerio fa. Gli, 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 è bravissimo, davvero un esperto di mixologi, ma bravo bravo. La, la, la storia del fornitore di Coca-Cola. Lui ha fatto il Goliador al gusto Coca-Cola, senza usare Coca-Cola, e il fratello di Coca-Cola era tipo stupito e ha detto no, ma non è vero, come è possibile? Però lui fa dei cocktail speciali e due, uno ma in realtà sono due, l'ha dedicato a spigolo. E è il preferito mio è lo spigolo. la versione deluxe. Deluxe. Di, 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 deluxe. Scusa, cioè, ma ero un attimo, ero dentro cioè, una persona corruzione. Deluxe, sell. ed è buonissimo, solo che ha 6 ingredienti. Occi, 7, 8. Un po', un po' di ingredienti ma sono tutti segreti ma è stupendo è dolciastro mazza crema ma fatto. frizza piccante ma mazza com'è densa bella è proprio buona ah. e lo spigolo è il più buono è il cocktail più buono di Montesacro. che poi costa 5 euro 5, 5, 5 sì. euro sì comunque devo studiare l'unica cosa che le... mi sta a fare è questa padellina piccola non ci posso ripassare, la parte no, giuro che siamo in un periodo un po' complicato al mulino, regà. però la, la, la padella grossa. La tiri trovi un qualcosa. Ma secondo te, Prat, dimmi. Io c'ho uno spirito d'arrangiamento che fa paura. Ma se metto la bulla sul fuoco, se così. No, mi sa che con l'induzione non so come funziona, ma può succedere il casino. Ok, no, allora. Si arrabbiano. Ok, allora vediamo. Però mi sembra così strano che non ci abbiamo... Ma quanto dura sta live, fratello? Quando finisci? No, dico, eh, ma quanto stanno, tipo, con, oh, mi sa che stiamo un'oretta, raga. Oh, non trovo una parella più breve. Vabbè, ma comunque... Ma la divertì a vedere il video siamo no, contenti cosa... che c'è sta spigolo live? Ma leggi due commenti due domande. Raga, provate... dobbiamo prendere le padelle e le pentole. Che poi queste qua la sai la storia? Quando stavamo a far mulino i costi erano troppo alti. Cioè ancora dobbiamo finire di pagare i debiti. Ma abbiamo fatto la lista acquisti di Amazon. Abbiamo messa link in bio, Instagram. E così le persone ci aiutavano a comprare poi le padelle le cose, no? E le padelle e le pentole ci cioè, ha regalate molto morto. morto. Ah, quindi io si sente morto matto. Sì. sì ma cosa avevo? Volevo sì, erano proprio loro, raga piccolo mi fai dubitare della mia eterosessualità. Vabbè, ripasta nella ciotola dell'uovo che così si cuoce assieme alla pasta. Eh, ma orca no, 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 la no, riportatura. Io piccolo, prima, io prima, Allora, innanzitutto io volevo passare la pasta a spaterlarla col guanciale. E con l'oglietto del guanciale. Perché senza insaporiva la pasta. E dopo, dopo mettevo tutto, facevo un attimo fredda la cosa ventina di secondi e poi travasavo tutto nell'ovo e, e se faceva la cremetta però così non posso non posso spaderlare spigolo una gara le parole oh, giuro che voi comprate comprare parella spigolo anche perché a gennaio paghiamo cioè abbiamo due mutui sul mulino però a gennaio paghiamo l'ultima tassa l'ultimo pagamento del primo mutuo mi sento in pace sento sì, che stiamo mamma mia mi sento proprio leggero Spigolo una gara di panca piena Roma mi tocca passare il drink. Che devo? La marto matto. Se passiamo a marto matto prova lo spigolo, però devi chiedere il deluxe. Vabbè, ma tu Però non quello normale. Io sto ancora a cercare la padella perché sono sicuro che comunque qualcosa di grosso ce l'avevamo. In che senso? Però? Eh! <ride> e qua cascavati, non qua ti volevo io. Che strano. Quando torna Giulia chiediamo. Allora poi vi dico sì, un'altra cosa, raga. A me la pasta. Mi piace ardente. Che no. Era no, invece sì. Io mi ricordo che quando mettevo questo in una pentola era troppo grande la pentola e questo stava più piccolo. Quindi, la padella, quindi abbiamo una padella più grande. Vabbè, comunque io volevo dire una cosa. Che a me la piace la pasta, mi piace ardente. Dove se ne vai? aspetta aspetta continua a parlare spi. bella sì, eh, sono Pratt mi sono fatto la tinta sono diventato Moro allora con i tatuaggi con i tatuaggi sono il Prat coatto di Montesagro <ride> comunque dicevo che a me la pasta mi piace ardente quindi io la scolo sempre di solito un minutino prima mi piace sentirla sotto i denti mi piace, non mi piace moscia spi tutto tu eh. continua sì, no, sono d'accordo con tutto però quindi, raga, mancano due minutini e scolamo. Io ti giuro, io ti giuro che adesso c'è avuto il flash e abbiamo una, eh, una padella più grande. Eh, c'è due minuti di tempo, gratta. Una padella più grande. ci abbiamo fatto il goulash, infatti, perché altro giorno abbiamo fatto il gulash. La padella più grande in cui abbiamo fatto il gulash. Giulia, Giulia mette sempre in ordine dopo che ho fatto i macelli. Giulia, dove lo metterebbe il gulash? Sette volte capilla, non ci eh? Lo so, lo so, ma aspetto sempre che in realtà lo apre e ci sta. Però Giulia... No, eh. Giulia, se ci vedi iscrivici su. Davvero, giusto, stai là. Su Whatsapp, eh. su un qualcosa. No, 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 no. Abbiamo fatto il goulash Ci ho fatto il gulash nella panella grande. ma ah, raga, non lo trovo, mi dispiace. Però lo cercherò e se mai abbiamo le padelle nuove anche qui dobbiamo prendere quella da spadellamento eh quella da spadella raga cerco la spadello meglio io che Bastianic. vai a riportare Mary allora c'è cioè di che dice a me ad esempio piace un po' ardente a volte però mia mamma fa le patatine no fa le patatine no alla pasta tanto che è cruda brutta esperienza eh quando è troppo ardente sì, raga troppo no il giusto il giusto alla ricerca della padella perduta Scusa Prat, ma la padella la cerchi in frigo? Sì, regà, perché col fatto che cuciniamo tante e siamo tanti... Ma che è solo sotto, Brat? Che stai appicciando? Era quello sotto, eh. No. Però, mamma mia, abbiamo rischiato. Col sì, fatto fai. che cuciniamo tante e siamo tanti, a volte cuciniamo, mettiamo un attimo a raffreddare, poi così, padella, dopo due torniamo, mangiamo, siamo un attimo disorganizzati. Però mangiamo in continuazione, quindi alla fine allora. sporchiamo 607 ogni volta. Adesso... Ho bisogno dei miei spazi. Però lo che la, la nostra pasta. relazione è finita. Tipo, cioè... No, no, no. Non, non mi Voglio una relazione mai. aperta. Non mi permettere mai. Però. Siccome io, tra oh. tipo 10, dieci... secondi me. Devo la pasta. Se tu ti levi. Mi ah, ti organizzo cosa. tutto. Eh. Io adesso mi metto lì, se c'hai l'acqua qui. Tutto fatto. L'acqua, la prima palla se no pratica ti dice che devi rovinare le tubature Era te, mi sta a le tubature scusate, oh. sono Ma secondo te. Spigolo. no, senti che me l'ho inventato se uso questa per ripassare il guanciale con loietto. e eh te lo a D in chat chi mi ha detto? È un genio, raga non è strano sto coso ma come funziona? Ti il, il lavastoviglie ho controllato, raga, non c'è sta sento un yeah. saluto alle marche, madonna ci vorrei troppo venire presto alle marche. Nelle marche. Aspetta, aspetta, che mi sono perso. Eh, oh, ci sei. Saluta! De quello non sa. Egli eh, a parte che ti ho salutato, ma guarda che spigolo, sa esattamente quello che sta facendo, eh! Ti lascio a 9. Appena è pronto ti metto la gamma, raga così lo vedi. Bella Michele. Questa vita, ho, ho calcato, è così proprio tipo come a casa. la colpa de spigolo, che bello! Che mi stai dispi? Perché così è tipo come a casa. Che taranci capito che ha pensato la grossa. Comunque è una baranazza, ma cioè, l'avrei la, la voluta. Aspetta, ho un'idea. Vediamo oh. se viene, però. Ti metto a 9 questo. E che cambia? E così posso mettere la telecamera dritta. Ma no, ma tanto io mi sposto della, questa roba di 30 secondi. Ah, perché è una cucina rapida, allora... Sì, è, è per farla insaporire in secondo. Tengo la telecamera qua. Ci abbiamo. Questo è per far l'ansaporire, ragazzi. Yeah. Mori, è bello, sì, perché ora vediamo tutta la gestualità soprattutto. Allora qua ci mettiamo... Ma quanto è bello il nome parannanza, Ma l'avevi chiesta, ma non... te la devo ma... dare. Ormai ho finito! Eh, scusa, eh! Ma... Cioè... Questa è l'ospitalità, mulino come cioè, a casa la tua! Ma che era bellissimo! Eh, eh mica ha tirata fuori. Questa pla mi sa accanto al mobiletto. Come si è spegnuto il suo pornello, preto? Ah, aspetta! Oh, <ride> aspetta, aspetta, ok. Quello che cade si mangia sempre, ovvio. Mm. Pazzesco, appena prima di mangiare mi stai facendo tornare a fame. Eh, sta a venire bene, vieni eh. a cosa rara. Ruben che ti puoi mangiare? <ride> Allora bravo. Ben, 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 finora ti dico di dammi un'el a spicolo. Bella bro, soprattutto perché stando con spicolo è loccata. Soprattutto perché stando con spicolo viene molto casalinga, sei molto a casa tua. Bella Danilo. Dagli pettina a braccio. Con la carbonara, ah, e qui possiamo discutere. Con la carbonara ci vuole lo spaghetto. Sì, pure, guarda, io sono uno che... Questa carbonara mi piace. Però, però ti dico rigatone pacchero pure. Io sono che cioè, sta corta. cotta. pure io, perché se no mi sporco con questa chiesa. So <ride> però, sì. La carbonara, aspetta la carbonara, è tanta roba. Alla fine basta che ti fa. Però il spaghetto ti si incolla di più, però. Mm. Se non ti mangi subito calla. Se più pacco. Sì, se ti fa. Va... È mappazzone. Vediamo un po'. Il chat sta a dire. Matteo e rigatone. Beh, non leggo. letto. sei Manuel mm -hmm. dice per quante persone abbiamo cucinato per noi, ma credo che sia. Nella... aveva ragionato così, Spicola, ha ragionato bene. Da che l'abreso ho imparato i nomi essenziali, cucina romana. A parannalza, o sgommarello, a, a battilone. Eh, non ho letto. Lo scola Beh questo è storico. Io preferisco la pasta corta forse. Pasta fatta in casa è casa il bene, regà. Pasta fatta in casa. La che la io qua, Vabbè. Guarda che ti sto facendo mamma mia. Ti posso dire che dalla camera si sente il profumo? No, ma devi, devi dire. Ce l'hai l'HD questa sta cosa? Dai. Ce l'hai l'HD Guarda che crema. No? Oddio, no, però devo fare una foto. Ma tu, ma tu mi ci facevi così? Mamma mia, guarda che bello. È un'emozione spetta. Guarda che crema, guarda che crema. È una bella. Con emozione. questa famo, una cosa. Ah, la cosa? scarpetta. La scarpetta, ponesto. Cos'è che non so se ci abbiamo il pane? Mmm. chiedi da Guarda che crema, proprio. Ciao chef, Max Mariola. Aspetta. Oh. non te pare? Vale. Ma lo sai che... C'è una sorpresa su Max Mariola, però non te la dico. Però ora faccio una cosa così strana, raga. Aspetta. Allora. Guarda che carbonare. Vai. perché che il microfono non lo riempi di salsa. Ora ricco. Se può far vedere da vicino sta cosa. La voglia tua. Da qua. Aspetta, che cuce. Guarda che crema. Yeah. Ma questa invece sentite male. Senti, mi dai i piatti, sennò no qua andiamo mangiamo questo impiattiamo, ci sta. Anche perché fa passare troppo tempo la carbonara, è come una persona. Esatto, arrabbiata. questo in ci si rovina, dai. Tuo. Demmene due, Ah, ma che cosa sto dicendo? Facciamo quelli bella zì, bella fra. Usiamo quelli in latta del bella zì. Vai, via. Quello lo rimetti a posto, sennò no te è sporca, forza. Ah. Figaro ha preso le redini della live. Ok. Cazzo, pure un impiattamento è bravo a farlo. Guarda che, guarda che manualità. Guarda il polso. Ma perché te ne hai suonato un piatto di spaghetti, raga? Bella vivi. Ci faccio tipo ernido. Sembra un po'. E anche oggi abbiamo fatto decidere un food pornaro. Non lo so, ma magari ci mette il pistacchio, regà. Ma così mi pagate, mi fa schifo il pistacchio. A ogni carbocrema una Giulia Crosbo muore. Carbocrema. È nata come parola brutta, carbocrema. Andiamo a la carbocrema sotto. Oddio <ride> mio. È bella, ragazzi. Buonatore ma volentieri raga Colatina di burrata Un po' di tartufo Che poi ci sta in realtà Il fatto di esplorare sempre È che sta diventando Oh no forse in realtà Poi passano passato le moda ve? Che? Eh il fatto del football è tutto sta, sta Sta decedendo No a me non mi è mai piaciuta Quella roba di raga. Sì ti sta scherzando Un po' dappertutto Lascialo No zì No zì Fermati È proprio bella tu mi dai una lira. Ma non è vero. Non, non so no. alla cara con Mary chi vince. Ma Mary, va rubava. Aspetta, non ho finito. Ah, il pecorino sopra. E il po' di pepe. Vi posso dire, la carbonara senza pecorino è più bella. Bello. Sì, è stato bello. Non è vero, cazzo, diventano sempre più pesanti. Ma direi davvero, regà? Soprattutto dopo la cosa, di... De... Aspetta il pepe, andava messo. Già me l'ha levato. Guarda, io se lascio le cose. Te l'ho spostato un attimo. Sta qui. Ma sta se... a posto, regà? Chiudo. Se ho fatto è... tutto. So preciso. Quello è il bicchiere mio? Questo, Questo è, è quello. Mio, quello è il mio? No. Troppo no. tardi, spiù, abbiamo fatto. vogliamo tuo no famoso. raga comunque wow la famo vedere butta il pecorino butta il pecorino shit bombolo guarda che cosa si è creato guarda che ha creato lo speed e mi davate una lira è stupenda raga non poi non so se riesco a fare una cosa però no, 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 non credo vediamo eh No, Ah, no, lo devo far fuori dalla live. Rega. Che cosa? Eh devo... La luce è troppo bianca, quindi magari te la metto a posto nelle prossime live. Ma ti giuro qua è giallo. È proprio gialla, è bella. Ricorda un sacco quella di Anza Arventinave. Vabbè fra ti toglio bene, ma ah, la mangiamo o te la Tu va! porchetta ce l'avevi, sì. Mm. Quella che è pulita, ho ce l'ho sbattuto dopo. E dimmi com'è. Oh, guarda mettere, che riga, crema che ho fatto. Mamma mia, mi viene la piagna, riga. Perché la cucina è amore, è passione. Prendo il guanciale. No, senti che roba, guarda che... No. Sto a farci incino, sto a farcin. Ok, come è? Qua, tieni, preso tutto. Tu mm. Dai. Eh. Mi che ho creato pratica però... no, strema. Ma sta carbone è una preghiera però. È proprio buona, e poi è densa, riempie la bocca. Ma che è? Yeah, guarda che robo. No, io... come ci fa vedere? Mm, mm. Ma lo stia a fare davvero? Sì. Yeah è un sì, profetino. metti la mano dietro metti la mano dietro così così mette a fuoco si mamma mia Sto pratica, ma guarda, ho creato. no 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 tieni la ferma ah. ma questo è un frame bellissimo ma quella cosa era meravigliosa la bocca del spigo! questa è copertina del video lo diciamo a Giulia quanto è buona pepe giusto sapidità anche senza aver messo il sale alla pasta ho fatto bene mm. Quanto è equilibrata e perfetta, ma poi la cremosità, davvero? Ah, ti rimetto questo, la cremosità, cioè, si vede proprio che tu vuoi fare la scarpetta, l'ho detto io, ma è meravigliosa, raga. Mm. Vado a riscaldare le mie misere melanzane a e dopo sta carbona, non ho proprio il cuore di mangiarle estremo. piacere L ho fatto sentire male ci hai messo qualcosa di tuo sulla carbonara cioè hai fatto non so, la carbonara dei mari la carbonara ah, un no, mari. particolare tradizionalista mm. che mi messo di allora, no ho usato un tipo di pasta Presidente era tipo una settimana fa, non c'è voglia di carbonara. Dio come la faccio sta carbonara oggi? Oh, non sapevo come farla, come farla. Io voglio fare una cosa diversa. Però non andava da snaturare la ricetta, che sono carbonara di mare, carbonara di de, de fiume, della carbonara ma... Non mannava. A invece c'è stato e tostire quell'ar nero che fa carbonare il nero di seppia non è buonissima però <ride> ma perché vale perché cultura. perché è perché non va vale da naturale è bello anche esplorare la cultura ma tutto ma sto d'accordo parla cangica e... ah, perché lei appoggia la esatto. cultura quindi buona quindi che è successo di quella la il tipo di pasta cosa di tortellini che ha la carne quale carne le manzo Ah. Manzo, manzo e Pollo, non mi ricordo il carne oh. so, Cioè, hai capito? Va bene, i tortellini quelli lini il gioco è. un pesante. Spaziale. Solo che in quel caso ho fatto un errore. Regava un po', dico se ti faccio sentire male. Fa carbo crema come oggi, hai detto, aggiungo il pepe. Praticamente il pepe non era questo che si cosava. Era il barattoletto già aperto e dovevi capito. Cioè i buchi troppo larghi, porco di sto, che scavo troppo più troppo forte. Quanto è brutta pepera? una ricetta di rovina all'ultimo, o per un dettaglio? Mm. Quanto è buona però. Ma mm. guarda il piatto! Guarda il piatto che rimane proprio la crema al lato. Cioè, questo è da ristorante. Ah, non sarà la carbonara dei Luciano e cose, ma da ristorante sì, o... Io... Cioè proprio che lo proponi in un ristorante la gente è felice di magnalla. Aspi, ma è che cavolo di battaglia tua? L'ho detto. Mm. Vabbè, ma. Estrema. La ragazza tua la prima volta che ha mangiata che ha detto? E gli è piaciuta. Però non, non mi era venuta benissimo. Cioè mi è venuta bene. Mm. Però tu quando vuoi... Cioè, fai innamorare una persona in cucina, prepari la carbonara mm. e va sempre bene. In quarantena? Cavamo che fare dentro casa, quindi mangiamo come porci, cari amici miei. Se facciamo le sfide su Instagram e della carbonara delle cose. Da quanti anni... Oh è vero, da quanti anni è la cucina carbonara? Questa è stata la tua prima carbonara. Ma ero un ragazzetto, forse piccoletto. Tua madre avevi sparato le cose? Mm. E quindi ho detto... ma Mamma mia! no E facciamo sei sfide, ho detto un quarantena gli amici miei tutti su Instagram così. Mi ricordo che l'avevo fatta con gli spaghetti, quella volta l avevo fatto un nido di rondine a punta. Porchettato bene. Ah, un nido di rondine, tutto standard, invece è impiattato bene. impiattato bene, fatto bene. Molto più. proprio col movimento. Non ci ho la... più la foto perché ho cambiato telefono. È mm. stato col mm. il movimento quello. Io. tutto il nido di rondine. ma perché l'avevi imparato al ristorante. Certo. Cazzo. Perché al ristorante facevamo spaghetti a carbonara e facciamo questa cosa così a punta, tutta la cremina che colava. Una cosa epica. Bello però, Spi. Bene, dispiace che non ci siamo tutti al mulino perché altrimenti assaggiavano pure loro. pensavano male. fratto un paio di schiavelli, guarda, ma c'è per i cavalli. Ecco, come va la circolazione, mm. però in effetti dobbiamo prendere... È ormai finito. Lo così. Guarda, se vuoi. Ah, ti devo mettere la telecamera, fermare, fermare, fermare. Ok, ce l'hai. Guarda i roba. Mamma mia. Mm. Volevo dire altra cosa sì, quando fai queste cose c'è cioè proprio l'espressione personale, vedo che sta bene Parlo mio padre panno, maglia spigolo. Questa veramente... è una bella storia e la raccontano spesso. A Marto Matto però, spigolo, perché ti chiamano spigolo? Allora a parte il suo video di Franchino, già l'ho raccontato un sacco di volte e perché quando allora nel 2012 Feci? Si dice feci? No, feci come in te so cacca, Ma feci... cacca. No, vabbè, avevo fatto un match in Spagna nel 2012. E, e siccome Fim, io combattevo a 69 kg. Grazie. Combattevo a 69 kg, quel match lo dovevi Lo devi. Dove... No, mi sono sbagliato un Però guarda che bella! So perché mi a tentata. Era Allora, stavi in Spagna. sei a far match. Dove ho fatto match a... in Spagna. Nel 2012, io all'epoca combattevo a 69 kg e quel match l'ho dovuto fare a 66. Qui già a 69, vedendo la a e tutto, questi zigomoni marcati pieno di Bozzi. penso a 66 ancora di meno, quindi stavo tutto... Allora, un compagno mio di palestra, che oggi sta con un gruppo sportivo, che succede? Che mi fa mandare così... Ma che parti guarda come sta tutto scavato, pieno dei bozzi. Ma che c'hai i spigoli? allora da quel giorno è rimasto il tuo nome Spigolo. E poi, siccome il mio modo di combattere, oh, no. siccome il mio modo di combattere all'epoca, cioè mi piaceva a Cazzotti, fa le battaglie, c'aveva cioè, le mani dure. Allora dice no, ti metti a Cazzotti con lui. È come se pieno Spigolo. E da quel giorno ho visto Spigolo, Spigolo. E quindi mi porta avanti dal 2012 questa storia. Ho so 10 anni. Quali uno? Frat te spiego le salutare perché mi devo preparare ad andare in allenamento dei calcio, un bel allenamento per te, Michele. Bella, spigli pure per noi che dopo sta magnata. 60 66 gridi sei massacrato, ma è tosta. Cioè, anche l'eroe di dieta hai dovuto. Mesi e mesi a dieta, bevi solo acqua, non c'è sgardi, sempre là. A livello psicologico temina tanto questa cosa. Ti, ti distrugge a livello psicologico, cioè poter non mangiare a uno che piace mangiare, eh, soprattutto è... se c'è proprio la passione. Right. Cioè, a me e beve, cioè, non è che. che mangi, qual era la giornata tua? Svegliavi la mattina, magari mangiavi non so, quattro e biscottate un po' di mano. All'epoca ero un ragazzino, quindi non c'avevo un nutrizionista, diciamo, che mi seguiva bene per filo e per segno, come ho fatto negli ultimi, ultimi anni, comunque mangiavo pure abbastanza cinque volte al giorno magari mangiavo pure tanto e riuscivo a far peso dico ammazza arrivavo in condizioni fisiche spettacolari all'epoca non ero un nutrizionista perché avevo 17 anni così appena 18 anni un po' di internet un po' se un po' esatto te, te lasciavi un po' eh? e quindi vabbè ti hai svegliato e mi hai a un po' Un velino proprio sottile di marmellata, giusto per sentire un po' dimagri più che esatto, esatto, non, cioè non ad, a bavina Esatto, Esatto, non tendevi ad asciugarti levando il grasso, ri, mantenendo la massa muscolare e arrivando a quel peso nella migliore condizione fisica. avevi pure muscolo. Arrivavi magari che la bruciavi tutta, quella che là ti stavi tipo. <ride> Infatti, ti mi ricordo che mi facevano a un certo punto, dopo quel me, mi facevano <ride> uno spigoletto degli <ride> amici <ride> del parchetto che sembrava un tossichello tutto tutto tutta così. Era bella pure la rima, però. Sì. Spigolo, a sprecare la box italiana. Non tanto, raga. Infatti, il punto di Spigolo è che riuscì a trovare la, la strada sua e la sta trovando sempre meglio. Però, sicuramente un po'. Gioco... Eh, il pugilato. Ah, ma era Sparta. Ma era Dario. Oh. Bella per Dario quando ripassi a Roma. Oh, super Dario. Bella per che Dario. Dici? Che... Sì, io ti aspetto, sai, se... sì. Da C'è un, super... da... da... un super ciccio che ci aspetta alle nottatine nostre quelle. Andare a mangiare lo Super Ciccio. Sì, una mamanina morte. È uscito pure il video poi, c'è sta. Super Ciccio. Sì, che ma facciamo po pochi porchi. Mamma mia, la Super Ciccio, proprio po po spaccata a metà. Che <susk> schifo che abbiamo fatto? Diciamo la foto ancora insieme così, tipo questi. Mi dicono di saluta Gaia Lippano Ciao Gaia. Ahriga, ci stiamo. Abbiamo mangiato insieme, abbiamo bevuto. Io non so se c'è qualche ultima domanda per spiegare, nel caso la facciamo, gliela leggiamo. E intanto cominciamo a viaggiare al saluto, alla conclusione. peccato perché mi ero ambientato, stavo pure quasi bene. Io sono stato benissimo già la prima, buona, però, buona, però buona, ragazzo, era proprio buono. Il proprio ma affetto. poi tanto fatto È dei... lira te. Ma non è vero ah, Ma sai chi era? Ho detto contro no, me, no, rega, con lo sfido. Qua lo dico e qua lo nego <ride> E il poro Franchino è il criminale, dai, ma ha detto... Non chissà che sozzeria che farà... Perché Franchino è un po'... Ale è un po'... Fidato, eh. Ale è un po' un corbaccio sulla cucina, però abbiamo sì, scoperto sì. che invece, porca puttana, qual è il secondo piatto, la tua bomba, la tua, il tuo classico? Otto Pro cioè poi... A. carbonara, dici, è top E toppa carbonara. Che scotto gli dai tu da 1 a 10 a sta carbonara? No, onesto però di essere No, eh? sto onesto, sono onesto, non perché? Non stiamo a consigliare che è amico mio. No, cioè non zero. voglio consigliare, cioè pure se mi dice io c'è. Se uno mi viene a casa e mi fa sta carbonata. Io gli dico, oh, regà 8, ,5. 8 ,5. e mezzo, 8 e mezzo. E le altre le cose di qualità che si mi verrà so i prodotti, perché dovremmo stare più attenti in generale, vabbè. Aumenta la qualità dopo il punto di vista. Poi l'uovo fatto a bagnomaria, come lo fanno da baccano, riesce comunque a creare una densità ancora maggiore e sarebbe per top, e poi che ci abbiamo? Di, di cosa che potrebbe essere migliorabile, mortalmente il bagnomaria, lo spadellamento, che quale sarebbe un altro punto da migliorare? Ma che non basta, davvero, prodotti e il fatto di gestire l'uovo. Che davvero, se lo riesci a fare in maniera eh, scherza, eh. senti la differenza. Poi cerca vedere, lavorare in cucina. Però, carga la speed, cioè, tra quegli amici mia, c'è stai te e Olivia, un'amica mia che se la batte, ma per il resto state. Cioè questa era livello di ristorante Sciallo, un ristorante trce Fama Carbonara, boh, buona. Sono stato contento. Io pure. Frat. Quanto la metteresti in piatto di questa Carbonara? 9 euro, no, devo fare un ristorante, eh? No, ma onesto. 9 euro? Quanto andiamo mettere la Carbonara? Ma eh, è 9 euro è pure poco. Non è che devo fare a 10 10 13 euro. Lo Tu sai da Lilton 5 stelle, oh, Pratt, Pratt bevi per non piangere. Ci sarà possibile di vedere Spicolo sul ring? Ta 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 ta. Però no, già ha iniziato, iniziato palestra, raga. No, riallena sto pure 8 e mezzo se spigola, mangia assieme a te, un altro e mezzo, è vero. Se mangiamo insieme a spigolo è pure 9. 9, riga, la compagnia, c'è cioè giusto. Bel commento. 8 e mezzo voto Felliniano, bella precipitazione, raga. Perfate, fai tornare spigolo, fa la gricia, se fa la gricia bene. Beh la gricia, raga, sottovalutatissima, raga. Ha ah, visto. No, anche la cace e pepe è quella caccia. che devi essere un chimico per sapere la cosa. L'altra volta ho fatto una cace e pepe. L'altra volta è passato un anno. <ride> ho fatto una cace e pepe. Ma la cremosa come sta carbonata, calcola. Poi dopo l'ho riprovata rifà e non mi è riuscito. Dai, è toast, eh. No, una Beh, volta mi uscito. Le caratteristiche chimiche del pecorino, lo scotto innesto, gli enzimi che vanno gestiti perfetti. Allora, facciamo per... una cosa, facciamo una cosa. Non so se mi riuscirà o se esce proprio un flop e farò una figura proprio di... Esce col filo, brutto. Sì, Vuoi ci farlo? vogliamo provare a farla insieme? Raga, gennaio live con Spicolo, un venerdì la canna di pepe e Spicolo. Vai, ci proviamo insieme, regà. Premetto che non è il mio piatto di battaglia, che una volta o due mi è riuscita proprio De Cristo, altre volte ho floppato proprio male, eh. E hai di che stavo a fare la pila. Sì, per perché quando tu rega. la vai amalgamata con l'acquetta di cottura, che già questo è eh, per passeggio esatto. L'acqua di cottura non la devi prendere direttamente bollente e buttarla dentro, ma la devi fare freddare una ventina di secondi che ti scende un po' di temperatura. E la ammazza subito. Esatto, perché tu la metti bollente e defila il formaggio. Se tu invece la metti un pochino... E se graduale il passaggio. Esatto e la fai un po' a freddare allora ti sarebbe amalgamato è, è, è bello e però poi però, se viene altra, male, altra domanda è che l'abbiamo fatta live cioè. esatto altra domanda invece A amatriciana la no, oh. puoi mettere la mette dalla cipolletta o no? c'è stata la storia che nella ricetta originale in realtà bisognerebbe mettere la cipolla però no io ce l'ho sempre messa ma però c'hai cioè, dei punti che ti aiutano a cucinare nel senso tu avresti messo pure l'olio in una carbonara per il fatto della padella sì, un pochino, dipende dal tempo di guanciare, se male non è tantissimo grasso, io un filino voglio di ponere la padella porcalla. Ma... Ma... Perché per fare... ci sta, sta una Madonna bellissimo, non mi ricordo, era da Flavio forse, non mi ricordo però che prendono la cotenna o un pezzo di grasso se c'è quello, spalmi no, sulla cotenna, poi lo sparano, l'uncino è così. Però casa non è che c'è il pezzo della cotenna, a meno che non compri un po' per pezzettone di guanciale che dici tu, allora tutto che proprio il filo, appeso, passa. Esatto, quindi che facevo io? Mare, sporcata tipo di olio, per lasciare andare il guanciale che se non era tanto grasso, per lasciare andare un pochetto per Però di, bello il fatto che ognuno abbia il suo punto. Invece questo qua... Non è amica mia era... che mette la cannella nella carbonara, vero? Eh no, è buono, bravo. non è... Buono particolare non però mettere la cannella dentro l'uovo e poi non ho mai provata però di questo guanciale era un bel guanciale quindi ho detto no famolo viaggiare voglio un padella usanza la nonna salutiamo fede bella per federico e eh, quindi ci stiamo a salutare bella per tutti ma quanto dura sta live eh infatti abbiamo fatto un'ora e abbiamo fatto quasi due ore ma dai l'abbiamo fatto quasi due ore un'ora e 43 abbiamo fatto quasi due ore, eh. e rega, quasi due ore è per raga Ah, Riga, bella per tutti! Grazie di essere stati. Vediamo alla prossima! Grazie a Speech! Oh, Fammi il 3-1, Spi. E intanto, raga, un abbraccio forte. Grazie di essere te, grazie di essere una bella persona. E e ricordate pure che de... farlo forte. Fallo e sempre. Perché il 3-2-1? La chiusura ti fai 3-2-1 e io chiudo. 3-2-1 C'è una a piana birra. Bella raga 3. Ma che l'hai fatto già? No, devi andare lento, Spi. No, scusa. Perché sennò io non riesco. Ok, mm. ce l'ho. Vai. Bene.